Buongiorno, siamo qui solo per un piccolo tutorial, 5 minuti al massimo spero di farcela, su Equation, l'utilizzo di questo Equation anche per moduli di Google, quindi per realizzare delle verifiche. Va bene per la chimica, va bene per la matematica, ma vedrete, potrebbe andare bene un po' per tutto, insomma, chi si ingegni un pochino a trovare le possibilità di utilizzo. Allora, andiamo a scrivere Equation. Scrivendo Equation troviamo l'estensione per Chrome. Clicco qui sopra, ecco, voi vedete mi scrive rimuovi da Chrome perché io l'ho già installata questa iconetta qua. Voi troverete installa, cliccate su installa e ve la trovate lì sopra. A questo punto andiamo ad esempio in moduli di Google, moduli, ecco moduli di Google, andiamo a creare un nuovo modulo, si fa così molto semplicemente. Partiamo da questo punto, ci scrivo domanda 1, anzi qui sopra. Prima domanda. Ecco, qui al posto di domanda 1 vedete che mi compaiono anche queste icone. Queste icone qua, posso aggiungere delle immagini naturalmente, ma queste icone qua sono quelle che si riferiscono proprio ad Equation. Io clicco qui sopra e vedete che mi si apre qui sotto, adesso in questo momento voi non la vedete, amplio la schermata in modo che riuscite a vederla completamente, qui sotto si è aperta questa schermata. In questa schermata io ho varie possibilità, la più carina di tutte secondo me è questa. La possibilità di scrivere delle cose a mano, se avete una tavoletta tanto meglio, meno radice quadrata di 3 fratto 2 uguale 18. Ecco, voi vedete che sulla destra adesso comparirà la traduzione di quello che io ho scritto a mano con il mouse piuttosto malamente, però vedete il programma è molto intelligente. Che cosa faccio a questo punto? Inserisci questo dato, insert, e qui lo ritrovo all'interno della domanda. Un attimo di tempo, ed eccolo qui. Pronto per la prossima domanda. Posso aggiungere a questo punto altre cose. Aggiungiamo un'altra richiesta. Andiamo nuovamente qui, scegliamo un'altra possibilità e possiamo scegliere, ad esempio, di scriverlo sotto forma di, ecco, vedete, questa formula qui può essere scritta con questi, squared, sarebbe la radice quadrata. Io devo conoscere a memoria, non so, 3 cappuccetto alla quarta, significa 3 alla quarta per l'appunto. Però direi che è piuttosto scomodo, uno dovrebbe imparare a memoria un po' di funzioni, un po' troppo. Allora possiamo andare a vedere, ad esempio, in questa possibilità, quest'altra possibilità, io che cosa posso fare? Posso andare a scegliere qui dentro, ecco, ci mettiamo qui, vado a mettermi qui con questo comando, scusatemi. Bene. Allora, con questo comando io adesso posso andare a scegliere qui dentro una serie di possibilità che sono. Cliccando qui sopra vedete la radice quadrata, quindi la scrivo qui e ci scrivo i numeri che voglio, poi vado ad aggiungere qualche cosa, un più, e vado a scegliere il pi greco e tutta una serie di altre possibilità, maggiore, minore, simboli matematici, qui c'è di tutto. Direi però io rimango affezionato a questa formula qui che mi permette appunto di scrivere tutto quanto direttamente a mano. C'è la possibilità di installare anche sul mobile, sul telefonino o sul tablet. E poi molto simpatica è questa funzione, Screenshot Reader. Allora andiamo a vedere, ad esempio, torno un attimo qui sopra, andiamo a digitare Ubimat. Ubimat è un ottimo programma, un ottimo sito dove si trovano tantissime cose di matematica. Uno va a vedere operazioni fondamentali, vediamo elevamento a potenza, ma questo potete farlo da qualsiasi immagine dove trovate delle formule matematiche. Qui adesso qui sopra, torno qui su, cliccando qua, voi vedete che vado a scegliere questa formula, Screenshot Reader. A questo punto vado ad evidenziare quello che mi interessa, io dico mi interessa questa cosa qua, il programma ci pensa un po', sta lavorando, vedete che mi ha trasformato in questo modo. Posso anche ascoltare in inglese però. Ecco, questo non mi interessa in questo momento, scelgo queste opzioni in più. Vado a copiare questa e a questo punto vado ad inserirla all'interno del mio modulo. Quindi torniamo sui moduli, mi metto qui dentro. Beh, andiamo, adesso ho scelto un altro, scegliamo aggiungi altro qui. Ecco, qui dentro posso andare a inserire. Quindi faccio un Ctrl V che vuol dire incolla quello che hai fatto. Vedete che ho ritrovato questa formula in forma di codice in realtà. Quindi torniamo qua, andiamo di nuovo in questa formulazione qui, cancello questa, scegliamo questa opzione qui. Vado nel latte,
LaTeX, la copio qui, sto facendo CTRL C e CTRL V, cioè sto incollando qui dentro, vedete che qui l'ho ottenuta come la volevo, nella forma visibile, insomma, per tutti. Quindi l'inserisco in questa maniera e gli studenti possono vederla così come era scritta nel sistema, nel programma generale. C'è un'altra cosa ancora molto simpatica che si può utilizzare in questo equation, adesso ve la mostro subito, andiamo a vederla qui sopra. Allora, riprendo questo equation. Ecco, questo equation MySpace lo trovo in equaziotexthelp.com. Arrivato qui, clicco su New Space e qui posso fare una serie di scelte. Vedete anche qui molto interessanti, dalla possibilità di scrivere, se avete un tablet è sicuramente più facile, le possibilità di scelta, ecco anche questa è simpatica, questa funzione, io vado a scrivere y uguale 3x più 7, vedete che automaticamente ho un aggiornamento della funzione, quindi molto carino per insegnare la geometria analitica questa possibilità. E quello che volevo mostrarvi però era quest'altra possibilità ancora molto carina, andiamo a scegliere ad esempio questa formula qui, andiamo a scegliere quest'altra, ce ne sono diverse che noi possiamo utilizzare per spiegare vari argomenti, in questo caso delle frazioni chiaramente, eccoci, prendiamo ancora un grafico cartesiano, molto bene, e clicco qui sopra e qua posso andare a scegliere di aumentare il numero nel denominatore della frazione e qui posso indicare quante voglio colorate in una certa maniera. Clicco qui sopra per andare a cambiare il colore, posso scegliere il colore che desidero per differenziarlo da altre immagini che ho realizzato e quindi vedete ci sono tutte queste possibilità che io poi posso inserire. Come faccio ad inserire queste possibilità? Andando a cliccare qui sopra. Con questo vado a fare uno share, con questo vado a fare una condivisione, posso continuare con la condivisione. Ecco, io però preferisco tornare nella funzione dei moduli per mostrarvi qui dentro come si inserisce. Quindi io sono qui, aggiungo un'altra opzione, scelgo questo comando. Vedete che troviamo qui sotto tutte queste informazioni, quindi torniamo a costruire, anziché utilizzare quel sistema, andiamo a utilizzare questo, direttamente da qua. Una volta creata questa cosa qua, abbiamo visto che possiamo differenziarlo, colorarlo e così via, vado a inserirlo con questo comando, con questo sistema. Eccoci qua, il programma si attiva e mi ha inserito queste condizioni nuove, mi ha inserito questa nuova domanda, qui naturalmente posso porre le domande che desidero. Ecco, avevo previsto di starmi 5 minuti, avevo promesso così non ce la farò, quindi andiamo a vedere però rapidamente ancora qualche altra possibilità. E qui dentro possiamo andare a inserire con questo comando qui, andiamo qui dentro, in opzioni, qui opzioni matematiche, ho attivato chemistry e formulas, così posso utilizzarla anche per la chimica. Ecco, a questo punto, dopo aver attivato quei campi, se andiamo qui, possiamo scrivere silver, ad esempio, e vedete che automaticamente, siccome ho inserito anche le formule chimiche, viene fuori questa formula chimica. Posso inserire water, il problema è che è sempre in inglese, e ho la formula dell'acqua. Molto interessante per la geometria solida, ad esempio scrivo volume del cono, lo clicco qui, mi interessa questo e lo inserisco qui dentro. Quindi qua posso inserire appunto questo volume, metterci qua vicino il disegno di un cono e cominciare a fare una serie di domande su questo argomento. Ecco, la cosa che ho fatto qui attraverso i moduli posso fare direttamente con equation, prendendo questo comando, andiamo a dire ok. Partiamo, scusate, questo è per il quiz time, scusatemi, ho sbagliato. Ecco, dovevo andare in equation, text help, e qui dentro appunto la schermata dove posso fare tutto quello che abbiamo visto prima. Quindi, ricapitolando, scriverci qui dei numeri che vengono riportati in questa forma, posso inserirli. E poi abbiamo visto appunto la cosa interessante, questa possibilità adesso di metterci il volume oppure l'area e quello che vogliamo, il volume della sfera, del cono, del prisma. Eccoci qua, volume del prisma. La riporto e qui posso fare tutta una serie di disegni, appunto di aggiungere, posso aggiungere delle figure solide, delle figure di vario tipo all'interno di queste immagini.
all'interno di questo spazio, quindi. E, ci sono parecchie altre cose, ma sto già raggiungendoci. Ho superato i 10 minuti, quindi chiudo qui.